C'era voluto un intero inverno per decifrare quei piccoli segni fra le pagine un anno prima. In letargo nella sua tana di terra, del resto, avrebbe avuto ben poco da fare per una intera stagione. Così lo aveva letto 3 volte, scoprendovi ogni volta nuovi significati, via via più profondi, che alla lettura precedente non avrebbe sospettato. Lo stupore più grande, tuttavia, lo aveva provato la primavera seguente. Dovete sapere infatti una cosa: Alyosha non aveva capito che ne esistessero altri di libri. Del resto, bisogna comprenderla, era una volpe. Dapprima, sbirciando da una finestra all'interno di una misera casetta, aveva notato un vecchietto tutto imbacuccato che leggeva un tomo molto più grande del suo. Non poteva essere lo stesso libro, aveva più del doppio delle pagine. Quando l'umano era uscito fuori in cerca di altra legna da ardere, era sgattaiolata dentro, pur essendo una volpe, e senza pensarci 2 volte aveva rubato il libro, così come era solita rubare le fette di carne. Ma il vecchietto era tornato prima del previsto e si era dovuta nascondere. Ora potete immaginare da soli l'assurdità della scena se vi figurate un signore in ciabatte, un po' svampito, che cerca il libro dappertutto, persino sotto una tazza di tè, guardando e riguardando più volte negli stessi posti, borbottando in un russo via via più spazientito, mentre una volpe con un grosso libro in bocca se ne sta nascosta dietro al sofà. Se il vecchietto ciabattando faceva il giro del sofà, anche lei lo faceva, finché i loro sguardi si erano incrociati mentre il fuoco del camino disegnava a terra la lunga ombra della volpe. Dopo diversi secondi, l'umano si era ripreso e, dandole della birbantella, aveva cercato di raggiungerla. Il portone era chiuso e così Alyosha aveva dovuto scappare in un'altra stanza. C'era una finestra socchiusa e da lì, un attimo dopo, sarebbe fuggita. Ma cosa aveva visto in quella stanza? Una piccola biblioteca.